Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog, in questo caso nei Vlogmas di quest'anno. Oggi è 6 di dicembre, ieri avete visto il primo Vlogmas che è andato online molto in ritardo, infatti oggi non farò lo stesso errore, not today, ma quello era veramente lunghissimo, vi ho raccontato un sacco di roba e quindi insomma spero abbiate apprezzato magari l'aria. Collegati, però ecco, magari non lo facciamo risuccedere, cioè cerchiamo di spalmare quello che ho da dire in tutti questi giorni che ci attendono. La mia voce si sta leggermente riprendendo, per fortuna, e sono le 5 di pomeriggio. Iniziamo questo vlog alle 5 di pomeriggio. Tanto anche oggi ho da chiacchierare, ho da dirvi, ho da raccontarvi. Ieri vi avevo detto che ho avuto il problema con la macchina. Mio padre mi ha appena cambiato la batteria, quindi sì, dovrebbe andare tutto bene. È risolto anche il problema della carta. Siamo appena state a pagare la fantastica multa, almeno sotto il tasto pensiero. Alle poste mi hanno detto che la carta è stata bloccata perché boh, vedevano dei pagamenti strani verso l'estero, grazie al cavolo, è lì che stavo andando, ma vabbè, a quanto pare la possono bloccare così anche per questo tipo di cose, quindi domani la devo andare a sbloccare perché oggi c'era troppa gente. Bello, tutto bellissimo. E quindi niente, se io fossi stata lì da sola sarei rimasta così, letteralmente così, senza neanche essere avvisata, ripeto, quindi non mi vedranno più. Quindi domani insomma ho preso il ticket con le poste e via. C'era qualcos'altro che avevamo lasciato in sospeso? Non credo, credo questo sia tutto. Comunque vi racconto un po' che cosa ho fatto. Praticamente, allora, a partire da ieri sera quando ci siamo staccati col Vlogmas, praticamente sono rimasta sveglia fino alle 3 perché prendere il biglietto, non i biglietti, il biglietto del cinema, cioè cosa assurda, vi giuro, il biglietto del cinema per vedere Spider-Man No Way Home che esce il 15 di dicembre. Mai vista una cosa del genere per un film, cioè letteralmente è stato più facile prendere i biglietti per i BTS? Sì, cioè vi giuro, sì, il sito del cinema crashava, mai vista una cosa del genere, sono rimasta sconvolta. Ma il bello è che io non mi ricordavo fosse effettivamente scattasse la mezzanotte del 5, quindi a cavallo poi con il 6 che uscivano queste prevendite. Tant'è che io per fortuna seguo tutti i miei amichetti nerd su Instagram, ho visto che un tizio aveva preso il biglietto, ho detto no, aspetta, cioè hold on a second. Perché l'ha preso, dove l'ha preso e quindi mi sono messa alla ricerca. Il cinema dove vado di solito, dove ho la carta, a quanto pare non appariva, anzi se apro l'applicazione continua a crashare anche adesso. E quindi alla fine ho preso un biglietto, l'ho pagato con Luci e vado al primissimo spettacolo proprio alle 10:30, così non mi potete spoilerare proprio che zero. E mi vado a vedere questo film in tutta tranquillità. Però, cioè, vi prego, si può fare una cosa del genere? E io non ho neanche guardato dalla mezzanotte perché me ne sono accorta che era tipo 1:05, una cosa del genere, che fossero usciti i biglietti e quindi poi da lì mi sono azionata e sono andata a cercare tutte le cose. Quindi, per quanto può sembrare assurdo, sì, li ho presi. Molte persone ho sentito che addirittura hanno dovuto prendere biglietti per altre città per andarlo a vedere, cioè è una cosa assurda. Fatemi sapere se voi siete riusciti a prenderli e ovviamente, vabbè, quando andrò, poi voi verrete con me perché sarà il 15, quindi saremo ancora in fase di Vlogmas. E poi ragazzi, cioè, vi droppo questa notizia bomba, ma tanto se mi seguite su Instagram, se non mi seguite molto male, ma vabbè, già lo saprete. Oggi, ragazzi, questo è un giorno da ricordare perché oggi i BTS, stamattina i BTS hanno attivato ufficialmente, vi dico perché ha attivato ufficialmente, ora ci arriviamo, i loro profili personali di Instagram. Cioè, vi giuro, appena l'ho vista sta cosa, perché sempre voi ovviamente mi sono cominciati a arrivare ai direct dove leggevo BTS e dico che cosa è successo adesso? Gli hanno aperto gli account, hanno aperto gli account, io tipo quali account, quali account? Quelli loro singoli personali e vi giuro qui ci sarebbe da fare un'analisi perché a partire dai nickname alle foto che hanno caricato si capisce le loro personalità. Più, oddio, aspettate! In diretta, ragazzi, c'è una storia, la prima storia di Jungkook, la prima storia di Jungkook, la vediamo insieme, aspettate. Ah no, ha caricato, ok, questa cosa qua, che tipo, raga, che tipo. Questo qua è il test, quello della personalità. Lui ha scritto, la gente ha detto che non pubblico questo genere di cose, che senso ha Instagram? A volte la traduzione è un po'... Non mi dire che si è lasciato influenzare così. Comunque, mi ha spezzato perché il suo nickname di Instagram è letteralmente tutto l'alfabeto. Dopo la lettera I, non è un caso, ci sta i due trattini perché JK,
Cioè, la J e la K le ha saltate e poi ha continuato l'alfabeto. Cioè, tu sei un fottuto genio. E poi, ovviamente, ha messo la foto al SoFi Stadium, questa qui. Tra l'altro, io ero in questi posti qua. E poi abbiamo Taeyong che ha messo anche lui una storia. Sì, dove fa finta di non sapere usare Instagram, ma noi sappiamo palesemente che invece già ce l'avevano. Qui non esce nuovo account. Se invece andiamo sull'account di Jimin, ad esempio, esce fuori nuovo account Instagram. Lo leggete qua, nuovo account Instagram. Quindi da oggi, che loro tra l'altro hanno anche un periodo di riposo di vacanza, vedremo anche le loro storie e le loro post. Io non sono pronta, cioè. Quindi niente, questi sono i TMI di oggi. Magari non ve ne fregava niente, o magari, boh, sì, quando lo riguarderemo sarà un giorno da ricordare. A parte che sto ancora tribolando con il vlogmas di ieri perché, guardate, mi hanno bloccato una parte per un pezzo della canzone, tanto è sempre colpa dei BTS. Quindi sto cercando di ritagliare quel segmento e vedremo di pubblicare questo primo vlog. Oggi stavo riflettendo su due cose. La prima, fa un freddo cane. Non mi aspettavo questo freddo così ghiacciato, però prima o poi, per fortuna, insomma, l'inverno è arrivato. E poi, non so se avete notato, ma oggi appunto ho provato a fare i capellini con i boccolini e in realtà non mi dispiacciono per niente. Anzi, forse li preferisco rispetto a lasciarli lisci perché così hanno un po' più di corpo. Insomma, dopo essermi liberata di 200 grammi di capelli, mi sento due peli in testa. Poi non mi chiedete perché ho tirato fuori gli occhiali, ma volevo vedere come stavo con gli occhiali da sole. C'ha senso? Non lo so. Comunque, mi pento di essermi tolta l'extension a tratti. Tipo, ieri stavo rivedendo il vlog del compleanno di Giulia lì, i capelli mi piacevano tantissimo come mi erano venuti. Non saprei dirvi quali preferisco dei due, perché in realtà mi vedo bene sia con i capelli corti che con i capelli lunghi, per fortuna. Non ho mai avuto questo tipo di disagio o questo tipo di problema. Ovviamente i capelli lunghi hanno il loro fascino, no? Sono molto più vamp, non so bene come spiegarvi. Quelli corti io li trovo molto più glam, avete visto anche prima con gli occhiali, cioè fanno subito, non lo so, un effetto diverso. Quindi ora li terrò un po' così, poi vedrò che cosa fare perché sento i capelli che sono proprio deboli. Non lo so se è il caso di riattaccare l'extension. Nonostante, allora, quelle che avevo io erano quelle con gli anellini, ok? Per farvi capire dove le ho messe qua. E praticamente, vedete, hanno queste fasce dove poi appunto vi incastrano i vostri capelli e li uniscono insieme. Comunque l'extension pesa sulla vostra base, anche se in maniera sparsa, perché comunque è messa su tutta la fascia della testa, però comunque è sempre un peso che hai sulla capuezza, no? Quindi per quanto sono belle e tutto, mi sa che non le posso proprio mettere per questo motivo qua, cioè perché ho il capello proprio debole, lo sento proprio debole. Infatti, quando, vabbè, quando le ho tolte e le ho lavate, ho perso montagne di capelli, cioè potevo fare veramente un altro cane e mi sono spaventata tantissimo. È normale, come quando vi togliete le treccine, tutti i capelli che dovevano cascare, che sono cascati durante i mesi in cui li avete tenuti, si sono incastrati appunto e non sono potuti cascare. Quindi poi vi ritrovate, no, tutta sta massa e dite, oddio, da dove sei uscito fuori? Cioè rimarrò pelata. Però appunto è tutto normale. Adesso vorrei un po' appunto focalizzarmi sul lasciarli crescere, anche perché io ho un sacco di capelli spezzati, un po' dalle decolorazioni, un po' tipo una cosa stupidissima. Però Icy, il mio cane, lei mi dorme letteralmente in testa su questa parte qui dietro e mi ha spezzato i capelli. Cioè guardate questa parte qua che voi vedete spezzata, cioè me l'ha spezzata lei. Perché si mette proprio a dormire in questa zona, si struscia e quindi il capello poi si spezza. Come ovviare a questa cosa? Non so, cioè dovrei dormire tipo con. Hai presente la cuffietta quella di seta? Ad esempio, oppure una cosa importantissima, anche se sembra scontata, non usate le federe dei cuscini di tela di cotone normale, ma compratevi la federa da cuscino di seta. La trovate su Amazon, ve la cavate con una ventina di euro più o meno. Voi dite, ma sono una ventina di euro per una federa? Vi giuro, vi cambiano la vita. Non vi spostano la piega, non vi spezzano i capelli e al contempo non ve li gonfiano, non vi fanno effetti strani poi al mattino perché scivolano il capello sulla federa e quindi appunto non vi rovina, non vi fa cose. Quindi è una svolta, provateci e poi mi venite a dire, perché io ad esempio ne ho una sola di queste tipo di federe, infatti ne devo comprare un'altra perché poi quando quella è a lavare
Io se no non riesco a dormire neanche più. Ma a parte per i capelli, anche per il viso, non vi lascio i segni sul viso, non vi va a creare irritazioni, appunto. Detto ciò, raga, questi giorni mi sto letteralmente chiudendo su TikTok perché sto caricando tutti i video e le cose del concerto, no? E quindi molte fan magari italiane, molte persone mi stanno conoscendo vedendo tramite questi video. Perché poi su TikTok è stranissimo perché vai subito virale, cioè magari pubblichi un video e dopo un'ora sta già a 25 mila views. Questo qua che ho pubblicato delle mani è arrivato quasi a 30 mila views così a caso. Troppo carino, mi piace un sacco. Madonna, vedete che carini i capelli messi così? E niente, non uscirò più da questo loop, penso, per, non lo so, i prossimi mesi, fin quando non avrò in mano un altro biglietto per un altro concerto. Non mi chiedete se andrò in Corea, perché non lo so. Cioè, avete visto che sono pazza e che potrei fare tante cose, però non c'è un tour un pochino più ampio. Ho paura di quello che potrei fare, ho paura del mio conto in banca. Comunque, ragazzi, che cosa fate quest'anno per Natale? Avete già deciso qualcosa? Sì e no, nel senso che il 24 vigilia andiamo a casa di mia nonna come facciamo sempre, ci dovrebbe essere un po' di gente. Per il 25 non ho ancora ben capito, però di solito vado dall'altra mia nonna, quindi una volta da io faccio una volta dalla parte di mia madre, una volta dalla parte di mio padre. Tra l'altro devo anche trovare qualche ricettina carina da fare, perché io di solito tipo mi occupo degli antipasti, quindi ogni volta cerco di cambiare, ma alla fine faccio sempre le stesse cose, tipo tartine, pure i roll, quelli tipo col pane, avete presente? Pure l'insalata russa, che è l'amore della mia vita, non la faccio mai durante l'anno, solo a Natale. Poi che altro? Non lo so, se avete qualcosa, qualche antipasto sfizioso che voi fate a Natale o alla vigilia, perché poi alla vigilia non si può mangiare la carne, ma solo il pesce. Quindi inventati qualcosa solo col pesce. Di solito faccio i tartini col salmone, punto basta. Oppure appunto tipo le cose vegetariane praticamente, quindi verdura, formaggi, così. E poi invece il 25 mi sbizzarrisco un po' di più, però sempre insomma le stesse cose faccio. Quindi se avete idee, ditemi assolutamente. Allora, ho una piccola update. Lo so, ho appena riguardato il vlog che vi ho caricato ieri e effettivamente per 30 minuti parlo quasi solo dei BTS. Ma raga, che vi devo dire? Cioè, che vi devo dire? Vi dico solo che JK ha appena caricato questa stories. Mi fa così strano dire sul suo Instagram. Taggata Santa Monica. Raga, sta letteralmente dalla parte destra dove eravamo noi, però più spostato, perché è molto più lontano dal molo rispetto a dove eravamo noi. Ma se questa fosse stata la stessa sera, io ve lo sto giurando qui adesso, cioè se l'avessi saputo prima mi sarei buttata dal molo proprio. Altro che questo, vedete, questo è il PR, queste luci che vedete nel video. Poi quanto è romantico sto ragazzo che mi pubblica i tramonti. Io vi giuro, chiunque finirà con questo tipo sarà così fortunato che ti prego, tipa o tipo, non lo so, ci avrà proprio il mondo in mano, letteralmente. Non finirò mai di dirlo. Oh, allora, mi devo struccare, quindi strucchiamoci. Prima pettinata veloce. Spero che la me di, non lo so, l'anno prossimo potrà dirvi che finalmente avrà recuperato i suoi capelli, perché vi parlo seriamente se vi dico che io non ho mai avuto i capelli in queste condizioni, cioè ho mai avuto capelli peggiori di questi che ho adesso, e io ho sempre avuto dei bei capelli, quindi sono preoccupata. Però vabbè, oggi abbiamo parlato anche troppo di capelli. In più, sapete cosa mi sono accorta? Che no, non mi ero accorta prima. Che è uscita l'altra parte della casa di carta. Ma com'è che stranamente non ne parla nessuno? Cioè, da quando è morta, voi sapete chi? Non voglio fare spoiler perché magari qualcuno non l'ha ancora vista. Cioè, nessuno guarda più la casa di carta? Non ho capito. Io non vedevo l'ora che se ne andasse il personaggio, perché non lo sopportavo proprio. Non voglio essere una persona cattiva. Però ripeto, mi sembra molto strano che nessuno ne abbia parlato. Infatti sono entrata su Netflix stamattina e ci sono rimasta proprio così. E infatti mi stavo vedendo la prima puntata appunto della seconda parte, anche perché poi questa è l'ultima stagione, l'ultima serie. Ho visto che faranno appunto la casa di carta versione coreana. Io sono rimasta sconvolta, primo perché c'è lo stesso attore di Squid Game, però non avevo dubbi che sicuramente li avrebbero presi poi a fare anche altro dopo Squid Game, perché tutto il successo che ha avuto, capirai. Però ecco, sono rimasta abbastanza scioccata perché mi è capitato un video su TikTok, altrimenti non avrei mai scoperto questa cosa della casa di carta coreana. Fatemi sapere se voi lo sapevate, cosa ne pensate a riguardo, perché voglio capire come impronteranno la storia più che altro, cioè la faranno uguale, identica, anche perché no, credo ci sarà sempre un professore, però alla fine, cioè, non esce fuori tipo
la stessa identica cosa? Staremo a vedere. Non credo molto in questo genere di progetti, onestamente, perché io sono del parere che se ti viene bene una volta, lasciala stare, cioè non stare a rifare cose come se rifacessero Harry Potter, versione, che ne so, invece di essere la versione inglese, fanno la versione coreana di Harry Potter. Cioè, che senso ha? Stava bene quella, non ne avevamo bisogno, quindi staremo a vedere. Quindi, oltre a finirmi di vedere adesso la casa di carta, cioè almeno la puntata che avevo iniziato stamattina, che poi non l'ho più finita, che poi io mi sono persa a fare altre mille cose oggi, devo anche finire di vedermi Spider-Man 2, che avevo iniziato appunto ieri sera. Poi alla fine, per prendere i biglietti del film di Spider-Man, mamma mia, che intrecci, sempre le stesse cose comunque, mi sono un po' persa. Mi sono accorta che ho questa cosa della concentrazione bassa, perché non è possibile che io stia facendo qualcosa e allo stesso tempo ne penso altre mille e poi non penso a quella che stavo facendo principalmente, cioè non è normale. Mi è uscita pure un'orecchia, ops. Spero domani di riuscire anche a portare i cagnolini a spasso, perché sono un po' di giorni ormai tra la pioggia, una cosa o un'altra, che non riesco a portarli al parco. Poi appunto non ci sono stata tutta una settimana, quindi mia madre da sola non li porta mai. Mia madre domani parte, va a Caserta giù da mia sorella, quindi poi rimarremo io e mio padre qui da soli e toccherà a me fare tutte le cosine di casa praticamente. Sono pronta a tutto ciò, non è quello. Il problema è che questo è un periodo un po' pieno, quindi domani che recupererò la mia carta poi dovrò mettere a posto tutti i vari pagamenti e insomma staremo a vedere che giornatina ci aspetta. In realtà questi giorni non è che stia facendo cose molto interessanti, non ce n'ho da fare. Quindi perdonatemi se vi annoierò con questi vlog o magari staremo più tempo a casa del solito, però lo sapete che non posso fingere e mi piace mostrarvi la realtà dei fatti, nessuna cosa finta o forzata, perché questi sono i miei vlog, lo sono da sempre e credo vi piacciono proprio per questo. Nel caso magari cercherò qualche challenge o qualcosa che si può fare, anche perché sennò poi alla fine finisco sempre per parlarvi dei BTS, ma non lo faccio apposta. È che veramente le mie giornate sono fatte così, noiose, ossessionate, probabile. La cosa, ripeto, non lo faccio neanche apposta, è che quando ci sono queste cose belle nella mia vita a me piace condividerle, però ovviamente so che non tutti interessano. Comunque, a parte ciò, io appunto adesso vado a fare queste cose bellissime, a vedere i miei programmini. Quindi per oggi stacco qui, così magari se riesco e faccio presto, riesco anche a modificare questo video stanotte e quindi caricarvelo, non come ho fatto oggi che sono stata in super ritardo. Quindi per oggi vi mando un bacio grande e ci vediamo domani. Ciao!